Il maestro Giuseppe Biner, qui stiamo parlando di livelli di artigianato, di lavorazione, di scuola altissimi. E anche quest'anno l'opera che si presenta in mostra è qualcosa di estremamente interessante, veramente ben riuscita. Maestro, come nascono queste opere? Insomma, come nascono tutte le sculture, uno ha intenzione di realizzare qualcosa, trova un pezzo di legno adatto e ci prova, insomma, qualcosa qualche volta riesce un po' meglio, qualche volta un po' peggio. Mi permette una domanda particolare: la situazione, secondo dalla tua grandissima esperienza, la situazione dell'artigianato in valle oggi come può essere fotografata? È difficile, è una situazione fluida dove ci sono molte persone in gamba, anche giovani in gamba, che lavorano, che hanno voglia di fare, però c'è un certo caos di sfondo. È una situazione, la situazione in generale comunque è difficile, una situazione di crisi eccetera, questo non è che sia una cosa che aiuta. La situazione la vedo con alti e bassi, insomma. Ci sono molte cose positive, ci sono molti giovani che fanno delle cose interessanti, quindi ci sono tutti i presupposti perché ci sia una buona produzione in futuro. Però la situazione generale e particolare nostra non è delle più facili e quindi c'è un po' di... E la Foire di Donnasse, questa suggestiva, più raccolta, forse anche più intima, come viene vissuta? Beh, io poi non sono imparziale perché sono di Donnasse, quindi è chiaro che la Fiera di Donnasse è come deve essere la fiera, una cosa alla buona, una cosa dove ci si conosce tutti, in un ambiente che conserva un'atmosfera di un certo tipo e quindi e non è affetta da tutta quell'elefantiasi della Fiera di Aosta che ha qua e là snaturato, no? Quindi io posso parlare solo bene della Fiera di Donnasse, ovviamente. Grazie maestro, grazie anche per tutte queste parole ben dette. Grazie mille.